eventi che abbiamo immaginato, tra l'altro è una consuetudine che anche negli scorsi anni abbiamo in qualche modo sostenuto, quello di far venire, no, operatori, portare l'arte dentro l'ospedale, perché l'ospedale si allinea al momento di gioia, al momento di solidarietà che esprime proprio il Natale e le festività del Natale. E quindi abbiamo avuto il piacere di poter avere un elenco di persone, assieme a alcune attività interne proprio all'azienda, perché abbiamo pensato quest'anno di arricchire questo carnet con eventi interni, li chiamerò così, eventi interni che prevedono lo scambio di auguri e di pensieri tra pazienti di reparti di unità operative diverse. Abbiamo predisposto delle palline con dei bigliettini e delle penne che evidentemente faremo circolare, e ci sarà un giro di pensieri che verranno così distribuiti e così scambiati. Il personale l'ha accolta chiaramente in maniera assolutamente favorevole, sia il personale, operatori sociosanitari, infermieri e chiaramente anche i medici, perché l'obiettivo nostro da reparto di cardiologia è quello di prendersi a cuore il paziente in tutti i sensi, a 360 gradi. Anticamente si pensava che il cuore fosse la sede dell'anima, delle passioni e dell'amore, quindi devo dire che iniziative come queste, che hanno un obiettivo di mitigare, no, la sofferenza della cronicità, trovano, diciamo, un terreno assolutamente favorevole in ambito anche di cardiologico, perché il paziente viene curato non solo per la patologia cardiovascolare, quindi per una patologia funzionale, ma anche diciamo nel profondo, nell'anima, nel cuore, ma soprattutto in un momento come questo, che siamo vicino alle feste e il paziente si vuole sentire anche più coccolato, amato, più di quanto già non lo sia, e chiaramente è curato anche per questo aspetto spirituale che questa iniziativa ci consente. Questo luogo mi ricorda tanto Giorgio Libassi. Dentro questo palazzo, per l'ultima volta ho salutato Giorgio. Forse la migliore maniera è ritornarci e omaggiare i pazienti di cardiologia con un monologo che Giorgio Libassi faceva, che erano le strofanelle della fame di Palermo. E allora, figli mia, figli di tante patri, sangue suca, consuma casati, facci ricambiare scarute e mascariati, sciuppate va ricchi, o conto sapo incominciare. E allora, favola scritta, favola detta, dite la vostra che io la mia l'ho detta.